fanno a non crederci? No, non è che ne fai non crederci, è una roba ma che ci possiamo, è un dolore. Ci dispiace, ci dà dolore, ma non è che non ci si può credere. Sì, però... Cioè, non si può credere che abbiamo i candidati, questo è un no. Andiamo a parlare.
La seduta è aperta. Invito il deputato segretario a dare lettura del processo verbale della seduta precedente. Processo verbale della seduta del 14 ottobre 2020, Presidenza Fico Rampelli. La seduta comincia alle 9.35 con l'approvazione del processo verbale della seduta del 13 ottobre 2020. Il Presidente dà conto delle missioni. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Conte rende comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre 2020. Nella relativa discussione intervengono i deputati Giordano, Bianchi, Emanuela Rossini, Tondo, Noia, Rossello, Muroni, Montaruli, De Luca, Suriano, Tabace, Quartapelle e Procopio. Chiusa la discussione, il Presidente avverte che sono state presentate le risoluzioni del Rio Altri numero 139, Molinari numero 140, Germini Altri numero 141 e Lollobrigida numero 142, sulle quali il Ministro Amendola esprime il parere del Governo. Intervengono per dichiarazione di voto i deputati Fusacchia, Tasso, Rospi, Sciuglian, Lupi, Fornaro, Migliore, Meloni, Braga, Valentini, Gigliovigna, Berti, Fioramonti e Sgarbi. La Camera approva la risoluzione numero 139 e respinge le risoluzioni numero 140, 141 e 142. Interviene per richiamo al regolamento il deputato De Idda. La seduta sospesa alle 13.20 e ripresa alle 15. Si passa allo svolgimento di interrogazioni e risposte immediate, alle quali rispondono i ministri Pisano, De Micheli e Bonafede. Intervengono i deputati Silvestroni, Butti, Occhionero, Fregolent, Gariglio, Fassina, Ficara, De Rolenzi, Stasso, Morrone, Tatteo e Zanettin. La seduta sospesa alle 15.55 e ripresa alle 16.10. Il Presidente dà ulteriore conto alle missioni, quindi comunica che la 12ª Commissione ha approvato in sede legislativa in un testo modificato la proposta di legge numero 2527. Si passa all'esame della nota di aggiornamento del documento Economia Finanza 2020 e della relazione di quell'articolo 6 della legge 243 del 2012, nella quale intervengono i relatori Adelizzi e Fassina e i deputati Tabacci, Lupi, Osnato, Fornaro, Marattin, Lacarra, Brunetta, Paternoster e Sodano. Chiusa la discussione, il Presidente avverte che sono state presentate risoluzioni Molinari ed altri numero 143 e Davide Crippa ed altri numero 145, relativa alla relazione di cui è l'articolo 6,5 della legge numero 243 del 2012, nonché le risoluzioni Molinari ed altri numero 144 e Davide Crippa ed altri numero 146, versione corretta, relative alla nota di aggiornamento del documento Economia e Finanza. La Vice Ministra Castelli esprime il parere del Governo sui documenti di indirizzo presentati. La Camera approva a maggioranza assoluta dei componenti la risoluzione numero 145, con conseguente preclusione della risoluzione numero 143. Approva quindi la risoluzione numero 146, con conseguente preclusione della risoluzione numero 144. Intervengono a fine seduta i deputati Lamarca, Scano, Barbuto, Sportiello, Billi, Enrico Borghi, Tonelli, Morrone e Pellicani. La seduta termina alle 19.20 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta il 15 ottobre 2020. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46,2 del regolamento, i deputati Amitrano, Ascani, Azzolina, Battelli, Billi, Boccia, Bonafede, Boschi, Brescia, Buffanni, Caffarotto, Cancelleri, Casa, Castelli, Colucci, Davide, Crippa, D'Incà, Duva, De Menec, De Micheli, Del Mastro Le Vedove, Del Rio, Di Stefano, Fassino, Ferraresi, Gregorio Fontana, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Gallinella, Gebra, Germini, Giachetti, Giorgi, Giglio, Vigna, Gualtieri, Guerini, Iovino, Labbate, Liuzzi, Lorefici, Losacco, Lupi, Marattin, Mauri, Melilli, Molinari, Morani, Morassut, Nardi, Nervi, Orrico, Per Antoni, Pignatoni, Rizzo, Romaniello, Rosato, Rospi, Rotta, Ruocco, Scalfarotto, Sciugna, Serracchiani, Carlo Sibilia, Spadafora, Speranza, Tasso, Tommasi, Traversi, Vignaroli, Villarosa sono in missione a decorrere dalla seduta odierna. I deputati in missione sono complessivamente 102, come risulta l'elenco depositato presso la Presidenza, che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto della seduta odierna. Colleghi, purtroppo è notizia di poco fa della scomparsa della Presidente della Regione Calabria, Iole Santelli, che da tempo lottava contro una terribile malattia. La settimana prossima faremo qui in aula la commemorazione. Siccome questa notizia è arrivata proprio, come ho detto, pochi minuti fa, osserviamo un minuto di silenzio e poi la settimana prossima faremo una commemorazione, anche perché in questo momento sappiamo che siamo tutti molto scossi.
quindi la vicinanza di questa assemblea alla famiglia di Iole Santelli. Osserviamo un minuto di silenzio. Grazie. Mi è stata richiesta la conferenza dei capigruppo, che quindi convocherò immediatamente e sospendo l'aula fino agli esiti della capigruppo. Grazie.
La seduta è ripresa. Comunico che nell'odierna riunione della conferenza dei presidenti di gruppo è stato richiesto di non procedere nella seduta odierna a seguito dell'esame della proposta di legge costituzionale C1511B abbinate recante modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di elettorato per l'elezione del Senato e della Repubblica, approvata in prima deliberazione dalla Camera e dal Senato. In proposito, il Presidente della Camera, a norma dell'articolo 99,2 del Regolamento, ha ritenuto di accogliere la richiesta di rinvio. In seguito dell'esame del provvedimento si intende pertanto rinviato ad un'altra seduta. Comunico inoltre che in sede di conferenza dei presidenti di gruppo si è convenuto di rinviare la parte pomeridiana della seduta di martedì 20 ottobre, prima degli altri argomenti già previsti, in seguito della discussione delle mozioni sull'inserimento dell'indice DESI nell'ambito del documento di economia e finanze e sulla costruzione del ponte sullo stretto di Messina. Ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori il deputato Simone Baldelli. Ne ha facoltà. La ringrazio, Presidente Spadoni. Il voto sulla norma costituzionale che concede il diritto di voto per il Senato ai diciottenni è uno dei passaggi dello spezzatino costituzionale che il Movimento 5 Stelle, il Partito Democratico e l'EU ci propongono ormai da tempo. Ecco, oggi questa parte dello spezzatino non va in onda. Per una decisione inappellabile del Presidente della Camera, che è ricorso appunto, come lei ha ricordato, all'articolo 99 della Costituzione e del Regolamento, noi non commentiamo la decisione del Presidente, ma commentiamo il fatto politico. Ieri per 8 voti questa maggioranza ha raggiunto la maggioranza assoluta. Il motivo per cui oggi questa votazione non ha luogo e si rinvia questo provvedimento di rilevanza costituzionale all'ultimo momento è perché oggi la maggioranza non avrebbe avuto i numeri per approvarlo. Questo che sia chiaro, perché è la stessa maggioranza o una parte di questa maggioranza che ha chiesto la convocazione della conferenza dei presidenti di gruppo ponendo una questione politica all'interno di una maggioranza. Io non so se c'è più questa maggioranza, anche alla luce di una quantità di indiscrezioni giornalistiche e non solo, che arrivano e che girano per il transatlantico. Ma la questione di fondo c'è. Noi abbiamo detto che le riforme costituzionali non si fanno né un tanto al chilo né un pezzetto per volta. Avevamo chiesto una sessione di riforme costituzionali proprio per capire qual era il progetto finale, il progetto d'insieme. Noi ci troviamo, Presidente Spadoni, come i colleghi dell'opposizione sanno bene e hanno ricordato anche in conferenza dei capigruppo al Presidente Fico, forse per la prima volta nella storia parlamentare, con un calendario del mese di ottobre dove ci sono due riforme costituzionali che non hanno nulla a che vedere l'una con l'altra. Mi riferisco a quella del voto dei diciottenni al Senato e a quella, la proposta Fornaro, di riduzione del numero dei delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica, che andava fatta quando si è fatta quell'altra follia della riduzione del numero dei parlamentari, ma perché il Presidente Fico ha impedito che si potessero fare altri emendamenti che aprivano, diciamo così, il perimetro ristretto di quella riforma, non è stato possibile neanche affrontarla. Allora vogliamo capire, visto che c'è stata la richiesta della maggioranza di questo rinvio, perché oggi sarebbero andati sotto su quella proposta, perché il non raggiungimento dei 316 voti a favore sarebbe significato il rigetto, la reiezione di quel provvedimento, e questo è evidente per tutti, perché non è che si faceva la mobilitazione con i componenti del governo per venire a votare il voto a 18 anni. Allora vogliamo capire se la prossima volta noi ci troviamo di fronte a un'altra proposta di modifica di una riga, di mezza riga, di una virgola della nostra Costituzione, e cioè noi la prossima volta dovremmo ancora essere costretti a fare un dibattito,
una dichiarazione di voto, un voto e poi magari avere un calendario dove ci viene proposto il voto ai diciottenni, poi l'elettorato passivo per il Senato che si abbassa, poi qualcuno si sveglia che vuole il voto per i sedicenni e poi c'è il referendum propositivo e poi c'è la proposta Ceccanti sul Parlamento in seduta comune che vota la fiducia, la legge di bilancio, le ratifiche dei trattati internazionali. Insomma, ce lo dite qual è la Costituzione che avete in mente, se questa maggioranza ha un punto di caduta su questo, o dobbiamo continuare a prenderci in giro e ad aspettare i vostri comodi di quando avete i voti e di quando avrete mai le idee chiare. Perché se la posta in ballo è la contrattazione all'interno della maggioranza tra le varie componenti del fare una legge elettorale che possa convenire all'uno o all'altro, non è questo il tema. E non è questo il comportamento, perché quando si tratta di regole, le regole vanno condivise. Ma se non le avete condivise nemmeno all'interno della maggioranza, non avete né la forza, né il diritto e né la titolarità di poterle condividere con l'opposizione. E allora il Presidente ha scelto, e questa volta vi ha coperto, perché avreste fatto un'altra figuraccia, così come di recente ormai vi siete abituati a fare. Collega, l'invito. Ma non vi crediate che siamo fessi. Noi da voi non compriamo auto usate, noi da voi non compriamo niente a scatola chiusa e non paghiamo a rate, senza sapere quanto costano le rate e per quanto tempo dovremo pagarle, perché c'è in ballo qualcosa di più importante, che è la Costituzione che ci hanno lasciato i padri della nostra Repubblica. Ha chiesto di intervenire sul medesimo argomento il deputato Tommaso Foti. Ne ha facoltà. Prego. Signora Presidente, lungi da noi voler proprio oggi mettere in atto delle forme di protesta clamorose, però non possiamo esimerci da alcune osservazioni di natura politica che sono sotto gli occhi di tutti. Il collega Prisco, il collega Donzelli, la collega Meloni, ancorché sostituite in commissione, sono sottoposti ad un tour de force per le riforme costituzionali. Addirittura la Commissione Affari Costituzionali è già convocata per lunedì prossimo per esaminare un'altra riforma che deve essere presentata all'attenzione e al voto dell'Aula. Ebbene, martedì, quindi 2 giorni fa, in quest'Aula, a quest'ora, si stava svolgendo il dibattito sulle riforme costituzionali oggi iscritte all'ordine del giorno per la dichiarazione di voto e il voto finale, e nessuno aveva sollevato questioni. Poteva esservi una diversa valutazione politica tra, come è naturale, maggioranza e opposizione, ma non vi è stata sicuramente una richiesta in quella sede di rinviare la discussione e il voto di oggi. E vedete, neanche la vicenda Covid oggi può fare da ombrello, perché i numeri, il 316, era raggiungibile al di là delle missioni e delle persone, dei colleghi che purtroppo non possono presenziare ai nostri lavori. Allora vede, signora Presidente, nessuno mette in dubbio l'applicazione dell'articolo 99,2 del regolamento da parte del signor Presidente, fatto salvo che quel breve che indica il regolamento per il rinvio non è stato definito nella conferenza dei capigruppo, perché un rinvio breve dovrebbe avere una scadenza. Ma la collega Boschi nella conferenza dei capigruppo ha chiaramente fatto intendere che la richiesta di rinvio non è dovuta a motivi tecnici, ma esclusivamente a valutazioni di ordine politico sulla necessità di poter proseguire nel discorso di questa riforma. Allora, vedete, noi avevamo già in passato sottolineato come fosse importante definire le riforme costituzionali forse in un'unica sessione, per avere un quadro organico e non affrontare gli argomenti a spizzichi e bocconi, quasi che la Costituzione fosse il regolamento di un Consiglio
di circoscrizione. Ma evidentemente, al di là di questo aspetto formale e sostanziale, oggi siamo in presenza di una vicenda politica che non può essere sottaciuta. Giunti al momento delle dichiarazioni di voto, la maggioranza e i gruppi di maggioranza, accondiscendono alla richiesta di un gruppo di maggioranza per non esaminare e non votare un provvedimento che non è stato iscritto all'ordine del giorno su richiesta dell'opposizione. È stato calato dall'alto da questa maggioranza unitamente alla riforma che dovrà essere affrontata da questo ramo del Parlamento nei prossimi giorni. E allora non ci si venga a prendere in giro. Non si dica che questo non è un momento di crisi politica, ci si spieghino almeno le ragioni per le quali si pensa di utilizzare questo ramo del Parlamento a gettone. Perché per i decreti legge vale la fiducia. Quando si deve votare con maggioranze qualificate vale il rinvio. Vorrei capire se la nostra presenza deve essere solo quella di pochi atti ispettivi o di indirizzo, peraltro anche quelli peggio affrontati e ancora peggio valutati. Grazie. Sempre sul medesimo argomento ha chiesto di intervenire il deputato Igor Jezzi. Ne ha facoltà. Grazie Presidente. Cercherò di essere breve, brevissimo, e soprattutto cercherò di non alzare di un minimo il tono della mia voce. La discussione lo richiederebbe, però chiaramente la giornata ci obbliga a un atteggiamento un po' più serio e un po' più responsabile, che noi stiamo cercando di tenere, ma che purtroppo da parte della maggioranza vedo sempre come più lontano. Tra l'altro ringrazio l'onorevole Spadoni, che in questo momento fa da presidente, per aver tolto, diciamo, dall'imbarazzo il presidente Fico e dall'obbligo di presentarci oggi in quest'Aula dopo la decisione presa e maturata in conferenza dei capigruppo. Guardate, io vorrei che fosse chiara la questione. Oggi noi non rinviamo un punto all'ordine del giorno per quello che è successo, diciamo, fuori da questo Parlamento. Noi rinviamo un punto all'ordine del giorno perché la maggioranza non ha i numeri per poter andare avanti, perché la maggioranza non ha un accordo politico per poter andare avanti, per nessun altro motivo. La questione è solo questa. Le tensioni che ci sono all'interno della maggioranza in Consiglio dei Ministri a livello politico si riverberano poi all'interno della maggioranza parlamentare e dei lavori di quest'Aula. Non c'è nessun altro motivo. E la cosa, lo dico da capogruppo di prima commissione e mi rivolgo ovviamente a tutto il Parlamento, insomma a quelli che ancora non hanno preso l'aereo, perché tra l'altro mi pare anche evidente che molti colleghi della maggioranza hanno pensato bene già di andarsene a casa capendo qual era la malparata, però mi rivolgo a tutti coloro che sono presenti e soprattutto ai colleghi di prima commissione e anche al presidente della prima commissione. Quello che state facendo è davvero vergognoso, eh? È davvero una cosa che urla vendetta, perché in commissione la Lega e anche le forze del centrodestra vi hanno dato la disponibilità di lavorare anche fuori dalle sedute ordinarie di commissione per tentare, ovviamente, di portare in commissione, in aula, altre riforme costituzionali che sono in calendario. Quindi noi vi abbiamo dato la disponibilità lunedì a venire qui in aula in commissione per discutere della riforma costituzionale sui collegi elettorali del Senato. Vi abbiamo dato la disponibilità, come giusto che sia, a lavorare anche la sera in commissione per portare quella riforma in aula a fine della prossima settimana o a inizio di quella dopo. E quando una riforma costituzionale arriva in aula, voi cosa fate? La rinviate perché avete dei dissensi politici al vostro interno? No, questo non è più consentito, questo non è più accettabile. Voi dovete imparare una cosa, dovete imparare ad avere rispetto per gli altri parlamentari. Noi non siamo i gioppini vostri, noi non siamo dei burattini a disposizione dei vostri dissidi politici.
E soprattutto, credo che sia più importante, voi dovete avere rispetto di questa istituzione, voi dovete avere rispetto della Camera dei Deputati, perché la Camera dei Deputati non è uno straccio che voi usate per smacchiare i problemi che ci sono e le macchie che ci sono all'interno della vostra maggioranza. Questa Camera, questa istituzione ha una sua dignità. E i lavori di questa Camera, i lavori della Commissione, i lavori che noi facciamo e la disponibilità della maggioranza non può essere usata per coprire le mancanze che ci sono al vostro interno. Noi ve lo diciamo, noi vi avevamo dato una disponibilità, però questa disponibilità adesso viene meno perché ci rendiamo conto che voi non avete nessuna intenzione di discutere del bene del Paese. L'unica cosa che a voi interessa è il bene della vostra poltrona e noi su questo non possiamo più essere d'accordo e non possiamo accettarlo. Tenetelo presente anche per il proseguimento dei lavori in Commissione. Noi non siamo più disponibili a essere manipolati dalle vostre beghe. Questo vi sia chiaro. Ha chiesto di intervenire sempre sul medesimo argomento il deputato Riccardo Maggi. Prego. Ma vede Presidente, grazie. Noi veniamo da settimane e da mesi nei quali è stata fatta l'esaltazione in Parlamento e nel Paese delle riforme costituzionali puntuali, si è detto addirittura chirurgiche o microchirurgiche. E veniamo da una campagna referendaria sul referendum costituzionale per cui il sì è stato definito da alcuni come una rivoluzione epocale, da altri come il voto che avrebbe aperto la strada ad altre ed ulteriori riforme importanti. La giornata di oggi ci dimostra esattamente il contrario, ci dimostra la fine di questa illusione. Ora io non intendo fare alcuna strumentalizzazione di questa difficoltà, vorrei solo far notare a tutti i colleghi, a tutti i gruppi e fare una preghiera loro. Forse è arrivato il momento di smetterla di prendere le cose dalla coda e cominciare a prenderle dalla testa. Forse è arrivato il momento di smetterla di fare delle riforme costituzionali un elemento di esistenza in vita o meno di una maggioranza. Poiché quella sbornia demagogica che è stato il sì al taglio dei parlamentari è stata incassata, ed è stata incassata ed è evidente a tutti che quello che ha prodotto non sarà in grado di dare un equilibrio istituzionale per il futuro a questo Paese, per una serie di motivi che non ho tempo di illustrare e che conoscete bene, è arrivato forse il momento di sottrarre la materia delle riforme costituzionali a questo gioco e di cominciare ad alzare lo sguardo e a guardare se in questo Parlamento ed evidentemente questo attiene alla responsabilità di tutti, non solo, seppure in primis, alle forze di maggioranza. C'è il modo di fare non i correttivi sbocconcellati qua e là, ma fare qualcosa che dia la possibilità al nostro Paese di avere un futuro, anche dal punto di vista dell'assetto istituzionale, più in grado di garantire dei governi stabili ed efficaci. Grazie. Avverto che con lettera del 14 ottobre 2020 la Presidente della Commissione Affari Sociali ha comunicato che a seguito... collega Crippa, sempre sul medesimo argomento, immagino. Prego. Grazie Presidente. Io colgo l'occasione, partendo dal medesimo argomento, per arrivare di nuovo a sollecitare quanto già fatto anche nella conferenza dei capigruppo rispetto alle difficoltà di arrivare oggi ancora una volta a decidere su una votazione a maggioranza assoluta in un contesto di Covid che pone delle limitazioni di accesso di alcuni deputati all'interno dell'aula parlamentare. Premessa che non è questa ovviamente l'alibi con cui viene rimandato il voto, questo è chiarissimo. Io però tendo a sottolineare della necessità che, visto che la maggioranza gode di un numero elevato e adeguato rispetto a questi standard, i 316 sono un numero fisso che non tiene conto in nessun modo delle missioni per problematiche di salute
che in questo contesto di Covid hanno una rilevanza puntuale e temo ce l'avranno nelle prossime settimane. Io metto davanti un altro problema. Credo che all'interno di quest'Aula si stia cercando ancora una volta, questa volta essendo una riforma costituzionale e non quindi di impianto governativo, il fatto che qualcuno si dimentica che in prima lettura questa proposta passò con 487 voti favorevoli. 487 voti. Quindi quando qualcuno dice e chiede se il Parlamento in quel caso dov'era la richiesta di apertura a un dialogo puntuale sul tema, qualcuno forse si dimentica che in passato l'ha votata perché c'erano solo 5 contrari e 7 astenuti, o gli interventi in precedenza erano casualmente tutti 5 contrari, o probabilmente qualcuno deve andare a vedere come ha votato il proprio gruppo qualche mese fa addietro, perché io credo che su un tema del genere sarebbe stato migliore e auspicabile che le minoranze prendessero in qualche modo esame del fatto che era evidente, se avessero dato la stessa disponibilità di allora, qualcuno allora era maggioranza, in prima lettura oggi è minoranza, è evidente che quei 487 di allora avrebbero consentito in maniera semplice di raggiungere i 316 di una maggioranza assoluta richiesta per questo tipo di votazione costituzionale. E allora è una questione di merito o è una questione di cercare in ogni modo di mettere in difficoltà in un momento dedicato come questo la condizione governativa, che in questo caso c'entra poco? Qualcuno la lega con la votazione di ieri con un numero di 8 persone sopra i 316. Io ricordo che tornando indietro di un anno passò per 3 voti la scorsa. Quindi signori, cerchiamo di vedere dal punto di vista dell'emergenza i numeri che ieri ci sono stati dati, perché c'è qualcosa altrimenti che suona sempre, sempre solo come una strumentalizzazione. Se oggi una forza, la terza per composizione numerica di maggioranza, chiede un approfondimento, un rinvio rispetto a questo tema, noi lo spostiamo nel calendario, ma segnalo ancora una volta che far uscire da un punto di vista comunicativo all'interno di un sistema paese che quest'Aula non è in grado di dare un voto favorevole per i diciottenni, per un elettorato al Senato, è una cosa gravissima, perché vuol dire parliamo di giovani sempre solo in maniera propagandistica e cerchiamo di fare delle speculazioni politiche becere sia di maggioranza che di minoranza su un contesto in cui evidentemente non teniamo conto che i giovani sono la risorsa del nostro paese. E allora noi ancora di più siamo convinti che questa riforma deve essere fatta e insisteremo per far sì che questa cosa vada avanti nel percorso parlamentare. Ribadisco però la richiesta che si prenda in esame un meccanismo chiaro per garantire i numeri a maggioranza assoluta alla maggioranza oggi in questa difficoltà pandemica. Grazie. Ho chiesto di intervenire il collega Lupi, prego. Grazie signor Presidente. La correttezza dei toni, sempre doverosa, e oggi in una situazione come questa anche dovuta, non fa venire meno la questione che abbiamo sotto gli occhi. Lo dico al collega Prippa, anche perché mettersi le mani davanti agli occhi è il più grave errore che si possa fare sempre, ma tanto più in un luogo come questo che si chiama Parlamento e che ha la rappresentanza politica del Paese. Siamo di fronte a un rinvio di una riforma costituzionale voluta fortemente dalla maggioranza. Tra l'altro noi abbiamo, lo hanno detto i colleghi dell'opposizione, ma anche altri colleghi, penso al collega Maggi, abbiamo detto che le riforme costituzionali si dovrebbero fare seguendo una strada. Tanto più si è d'accordo, tanto più c'è convergenza su alcuni temi, si dovrebbe fare insieme, lavorando e individuando e dando un'idea complessiva. La maggioranza legittimamente sceglie un'altra strada. Di fronte alla riduzione del numero dei parlamentari, legittimamente il Partito Democratico e altri colleghi della maggioranza pongono la questione immediata di procedere rapidamente a passi successivi a completare quella riforma monca che noi avevamo denunciato, che è stata approvata dai cittadini con la riduzione del numero dei parlamentari, e accelerano nella iscrizione al calendario. Che cosa sta accadendo?
Qual è il dato politico, collega Crippa? Il dato politico è uno. All'interno della maggioranza non c'è un accordo. Cioè, sembrava che ci fosse un accordo e è venuto meno un accordo. Un partito della maggioranza ha posto alla conferenza dei capigruppi in maniera chiara, non per il Covid, non per la mancanza di partecipazione perché non ha colleghi, ha detto: noi chiediamo la sospensione di questo percorso perché vorremmo inserire la riforma elettorale dei giovani eccetera in una riforma più complessiva. Il partito si chiama Italia Viva, correttamente sostiene la maggioranza, e a questo punto il problema è che i lavori della Camera dei Deputati nella giornata di giovedì su un passaggio fondamentale che si chiama riforma costituzionale vengono bloccati, sospesi, tra l'altro dal Presidente correttamente, perché è inappellabile la decisione del Presidente appellandosi a un articolo del regolamento che raramente viene utilizzato, proprio perché è inappellabile. Vengono sospesi su richiesta della maggioranza con una decisione inappellabile del Presidente della Camera. È un problema di Covid? È un problema di voto a distanza? O è un problema oggettivo per cui ci ritroviamo oggi qui ad andare a casa tutti adesso e a sospendere i nostri lavori perché la maggioranza non è d'accordo, cioè non è unita, non è coesa? Questo è il punto su cui riflettere. E attenzione, le scorciatoie, pensando che i regolamenti possano sopperire ad una cosa, collega Crippa, che si chiama politica. La politica non viene sostituita dai regolamenti parlamentari. La politica fa i regolamenti parlamentari. Se siamo in una situazione eccezionale, glielo dico, non si fa il voto a distanza. Se siamo in una situazione eccezionale, si dialoga tra maggioranza e opposizione e si cerca un punto di convergenza come è determinante, come è auspicabile in momenti di emergenza. Concludo. Non è un caso che tre passaggi fondamentali negli argomenti di questo Paese, il primo, la proroga dello stato di emergenza, non c'è stato il numero ed è stato rinviato al giorno dopo. Il secondo, lei non lo sottovaluti, quando lei ci viene a dire che la volta scorsa lo scostamento di bilancio è stato approvato per soli 3 voti, quando la maggioranza rispetto ai 316 ha 40 deputati in più e non c'era il Covid, vuol dire che c'è un problema politico nella maggioranza, non c'è un problema di assenze o presenze. Oggi la riforma costituzionale. Allora io credo, sempre con i toni corretti di un dialogo tra maggioranza e opposizione, che oggi dovremmo capire questo, la maggioranza dovrebbe dire al Parlamento, se c'è ancora una maggioranza che si tiene insieme, non, e concludo, sulla proroga dell'emergenza Covid, non sull'alimentazione della paura per tenere insieme una maggioranza che non sta insieme, ma sulla responsabilità di governare questo Paese e magari, concludo con l'appello del collega Maggi, di individuare proprio per questa opportunità nelle riforme costituzionali finalmente un disegno che ci possa permettere di dire agli italiani, che hanno indicato col loro voto una strada, quale direzione, che immagine di istituzioni avremo. Questa è la strada, non il dire abbiamo a casa i malati di Covid, non è questa, questo è il palliativo, metterci le mani davanti agli occhi. Ma la responsabilità spetta a voi della maggioranza. Grazie. Si sono conclusi gli interventi per gruppo su questo argomento. Ha chiesto di intervenire il collega Sisto sull'ordine dei lavori. Su un altro argomento. Sì, Presidente, sui lavori della prima commissione, sull'ordine dei lavori e sulla rilevanza dei lavori della prima commissione sui temi costituzionali. Io voglio segnalare che le opposizioni sono state spinte pesantemente ad un calendario per affrontare i temi costituzionali assolutamente serrato in virtù di presunte scadenze di aula, con dei sacrifici notevoli dal punto di vista del calendario, dei deputati, dell'impegno tenuto conto del periodo. Io trovo veramente offensivo nei confronti dell'impegno di questi deputati e delle opposizioni che hanno dato disponibilità che, giungendo in aula i temi costituzionali, siano così bypassati. Allora dico, presente anche il Presidente della Prima Commissione, che siamo di fronte ad una scelta diversa. Adesso che la Costituzione abbia lo spazio che deve avere, perché deve avere i suoi spazi,
che si possa discutere in prima commissione nella consapevolezza che parliamo di Costituzione. Nessuno ci chieda accelerazioni sui temi costituzionali, perché fin d'ora lo dico e credo di incontrare il consenso dei colleghi dell'opposizione di centrodestra, noi non saremo più disponibili. Grazie Presidente. Avverto che con lettera del 14 ottobre 2020 la Presidente della Commissione Affari Sociali ha comunicato che a seguito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato da rappresentanti dei gruppi è emerso un orientamento unanime nel senso di chiedere una posticipazione dell'avvio della discussione in Assemblea delle proposte di legge recanti norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare, numero 164 abbinate, il cui esame è previsto dal vigente calendario dei lavori a partire da lunedì 19 ottobre e non prima del 4 novembre. Secondo le intese intercorse tra i gruppi, il provvedimento non sarà pertanto iscritto all'ordine del giorno delle sedute della prossima settimana e la sua eventuale futura calendarizzazione sarà disposta dalla conferenza dei presidenti di gruppo. Passiamo agli interventi di fine seduta. Ha chiesto di intervenire la deputata Quartapelle, ne ha facoltà, che se non è presente si intende vi abbia rinunciato. Ha chiesto di intervenire il deputato Rizzetto. Prego, collega. Presidente, la ringrazio. Ritengo, voglio dire, che dopo aver ascoltato purtroppo certe notizie sia evidentemente molto difficile continuare anche evidentemente sotto un mero profilo politico in quest'Aula, ma è nostro obbligo farlo ed è nostro obbligo chiaramente continuare a farlo. Per ricordare, Presidente, all'Aula e non soltanto all'Aula, quanto al Governo, quanto al Ministro Patuanelli, quanto all'ex Ministro del Lavoro Luigi Di Maio, che il 31 di ottobre oltre 420 dipendenti ed operai di Whirlpool Napoli andranno a casa dopo che la multinazionale aveva sottoscritto nel 2018 un accordo blindato per quanto riguarda la reindustrializzazione del loro sito. Vede Presidente, molto spesso la politica si occupa anche di un qualcosa che fondamentalmente va sul mediatico, va rispetto a temi che evidentemente insomma forse si prendono anche un po' per scherzo. Ecco, qui non si può più scherzare. Non si può più scherzare, Presidente, semplicemente perché noi notiamo che c'è un esecutivo che molto spesso viene in aula o va sui giornali dimostrando, secondo loro, una forza importante in Europa, ma un esecutivo che è sempre più debole in Italia rispetto a persone che perdono il lavoro, e dietro ad ogni persona che perde il lavoro c'è una famiglia, c'è un padre di famiglia, una madre di famiglia. Io ritengo, Presidente, concludo ringraziandola, che una politica giusta faccia la sua parte anche in questo caso. Il tavolo di concertazione sviluppatosi, che si andrà a sviluppare il 22 di questo mese, è un tavolo di concertazione al MISE tardivo rispetto a Whirlpool, che è un'azienda che sta unilateralmente procedendo nei confronti di operai, nei confronti di famiglie, nei confronti del governo. Quindi serve una presa di posizione importante e serve che la politica, concludo, si metta di traverso ai cancelli di questa azienda affinché non vada a delocalizzare laddove in Europa il costo del lavoro è evidentemente molto molto inferiore rispetto al nostro paese. La ringrazio. Ha chiesto di intervenire il deputato Bond, che non è presente, quindi ha rinunciato all'intervento. Ha chiesto di intervenire la deputata Fitzgerald Nissoli. Prego. Grazie Presidente. Intervengo per sollecitare il Governo, dopo ripetute interrogazioni sia nella scorsa legislatura che in questa, ad avviare il negoziato per aggiornare l'accordo bilaterale di sicurezza sociale Italia-Stati Uniti, firmato nel 1973 ed entrato in vigore nel 1978. Circa due mesi fa ho di nuovo presentato un'interrogazione chiedendo al Governo di fornire indicazioni per una tempistica certa concernente l'iter del negoziato per aggiornare tale accordo, ma non ho ricevuto ancora nessuna risposta. Si tratta, come ho già detto, di una convenzione firmata nel 1973, entrata in vigore nel 78, quindi ormai obsoleta e che non include nuovi lavoratori. Pertanto, l'aggiornamento di questa convenzione è finalizzata a venire incontro alle necessità dei lavoratori italiani che ad oggi non vedono ancora pienamente tutelati i loro diritti previdenziali. I cambiamenti intercorsi nella società sia italiana che americana
con conseguente emersione di nuove figure professionali, richiedono che l'accordo attualmente in vigore allarghi le proprie tutele a nuove categorie di lavoratori e che queste tutele siano estese agli iscritti ex INDAP, ora gestita dall'INPS, in maniera da eliminare la disparità di trattamento tra lavoratori pubblici e privati. Ho avuto promesse nella scorsa legislatura, ma nessun fatto concreto. Ma come mai le parole non corrispondono mai ai fatti? Chiedo per cortesia che si dia una risposta chiara, non tanto a me sia ben chiaro, ma a questi lavoratori italiani che da troppo tempo attendono che sia aggiornato uno strumento di sicurezza sociale ormai obsoleto e discriminatorio. Grazie. Ha chiesto di intervenire la deputata Di Lauro, che non vedo in aula, quindi si intende vi abbia rinunciato. Ha chiesto di intervenire la deputata Cavandoli, che non vedo in aula, quindi ha rinunciato. Do quindi lettura dell'ordine del giorno della seduta di venerdì 16 ottobre 2020, ore 9:30, svolgimento di interpellanze urgenti. La seduta è tolta.